un sacerdote che ha dato molto, ha dato il suo amore per questo territorio, l'impegno nel sociale e nel vivere comune, e la cittadinanza tutta gli ha voluto tributare questo riconoscimento attraverso la delibera del Consiglio Comunale, perché evidentemente il legame col territorio è stato forte. E poi un personaggio venuto da fuori, un notaio che qui ha lavorato e qui si è affezionato e ha comprato e ha costituito una fondazione per valutare, rivalutare, chiedo scusa, un bene prezioso di questo territorio, una abbadia seminascosta. Abbiamo dato la cittadinanza a due persone che secondo me si contraddistinguono per il loro amore per la città di Alatri. E quindi era una cittadinanza meritata, abbiamo secondo me fatto un atto dovuto, premiando due persone splendide, due persone veramente affezionate al nostro territorio, che hanno dato molto, hanno seminato molto, continueranno secondo me ancora a farlo. Noi tutti gli vogliamo bene, tutta la città gli vuole bene, tant'è vero che oggi l'ha mai vista la sala consigliare così piena. La cittadinanza onoraria conferita a Monsignor Pompili e al notaio Fragomeni è un ulteriore arricchimento, no, per la città di Alatri. Quindi ho ringraziato poco fa il Consiglio Comunale. Col passare del tempo, quelle che sono state le situazioni in cui uno è vissuto, le riapprezza e le rivede con un occhio ancora più profondo, e quindi sicuramente questi anni di Alatri sono stati decisivi per la mia vita, non sono stati degli anni a caso. E 10 anni dopo posso dire che effettivamente qui ci sono stato ed è rimasto dentro. Alatri è una città straordinaria, non è uguale alle altre, è una città con una immensa storia, basta vedere quello che ha scritto Gregorovius. Ma a parte questo c'è un problema diciamo ulteriore, cioè ieri un giornalista ha scritto, avantieri ha scritto, due illustri figli sotto l'acropoli. Ecco, questa parola acropoli, acron in greco, vuol dire altura, altezza, quindi contiguità col cielo. Più di questo cosa si può dire di Alatri? Cosa si può dire? Ecco tutto.